Siamo con Antonello Antonante del Teatro dell'Acquario. Salve. Dopo 33 anni circa, il teatro sta per calare definitivamente il sipario. Come mai? Abbiamo ricevuto una ingiunzione dal Tribunale che ci invita ad andare il 20 di novembre all'udienza, dove ci sarà comunicato lo sfratto per morosità, perché a fronte di 33 anni di fitto siamo in arretrato adesso di 7 mesi per un totale di 34.000 euro circa, a fronte però di soldi che accreditiamo dai vari enti per circa 100.000 euro. Sono state intraprese delle attività per poter evitare la chiusura del teatro? Abbiamo ricevuto dal sindaco di Sant'Agata d'Esaro l'invito a trasferirci al Sant'Agata d'Esaro, dove lui ci metterebbe a disposizione il teatro, l'auditorium gratuitamente. Stessa cosa ha fatto il sindaco di Malvito e poi si è costituito in città un comitato spontaneo che da stasera sarà in giro per la città, nei teatri dove c'è spettacolo, per dare vita in maniera simbolica a una sottoscrizione di un euro a persona. Sul web sta girando in effetti una raccolta firme proprio per evitare la chiusura. Come sta andando? Ci sono abbastanza adesioni? Ma noi avevamo, per i vostri telespettatori faccio un passo indietro, avevamo già a fine gennaio in qualche maniera paventata la possibilità che questa cosa succedesse, perché avevamo dei sentori e c'erano dei ritardi da parte dell'ente regionale sulla liquidazione delle somme che ci deve, cosa che perdura, e quindi avevamo già lanciato all'epoca la raccolta delle firme online, arrivando a circa 3.000 firme in un paio di settimane, firme che sono arrivate da tutta Italia, perché il Teatro dell'Acquario e il Centro Latte appartiene al sistema del teatro italiano, e da tutti i nostri amici sparsi per il mondo. Fino alla chiusura continuerete a portare avanti la vostra produzione o avete deciso di fermarvi? Questa è stata una decisione che avevamo preso l'anno scorso quando facemmo questa raccolta di firme e sospendemmo l'attività. Quest'anno invece, nonostante diciamo questa tegola, continuiamo la nostra programmazione e da gennaio continueremo la nostra programmazione. E indipendentemente da come andranno le cose, ci sono dei progetti futuri? Ma sicuramente, perché il Teatro dell'Acquario è un teatro che c'ha la sua identità, c'ha la sua poesia, c'ha la sua suggestione, c'ha tutte queste componenti, perché è un teatro che è in piedi da 30 anni, da 32 anni, e su queste tavole del palcoscenico sono passati tutti. Mi viene in mente Tony Servillo, ma potrei stare qua a farvi un elenco lunghissimo, Paola Borboni, Pippo Del Bono, che ne so, Emma Dante, Gaia e Iaia Forte, cioè mi vengono, potrei stare qua veramente per 20 minuti a citarvi i nomi, però è comunque un progetto quello che è dentro al Teatro dell'Acquario, e quindi siccome un teatro è il suo progetto, poi sono anche le mura, quindi penso che questo ci dia la possibilità tranquillamente di continuare a lavorare. Grazie. A te. Dal Teatro dell'Acquario è tutto, Elisa Brogni per Media Terronea.